Ciao, sono Stefano Rossi e ho la tendinite. So che sembra un inizio in stile ritrovo Alcolisti Anonimi, però volevo raccontare questa problematica che ho avuto e che ho tuttora, dall'inizio fino a oggigiorno, proprio per cercare di dare una mano a tutti quelli che eventualmente avessero lo stesso problema oppure che avessero anche solo il dubbio di avere questa problematica. Prima di iniziare con questa storia, iscriviti al mio canale così potrai sempre essere aggiornato sui miei prossimi video e sulle mie prossime video lezioni. È iniziato tutto nel 2013, però cerco di fare un attimo un passo indietro. Io fino a qualche anno fa ho sempre suonato anche all'interno di gruppi musicali, oltre che essere un insegnante di chitarra e dilettarmi anche in alcune composizioni personali. Il gruppo che ho avuto per più tempo si chiamava Profligate, eravamo un gruppo heavy metal. E facevamo diciamo un po' un misto tra un heavy e un thrash metal. Le composizioni erano abbastanza complicate in alcuni punti e questo mi portava all'inizio dei concerti a aver bisogno di riscaldarmi prima di suonare. Ricordo con molto piacere i momenti prima dei concerti in cui ci chiudavamo nei bagni del locale dove dovevamo suonare, tutti quanti insieme, noi tutti quanti membri del gruppo. E facevamo finta praticamente, quindi con chitarre, con amplificatori staccati e tutto quanto, di suonare un brano e il batterista addirittura si teneva il tempo battendosi addosso. Questo ci permetteva di arrivare sul palco già un po' pronti perché ce l'avamo proprio scaldati facendo una canzone tutti quanti insieme, nonostante non fosse appunto a microfoni accesi. Anni dopo, quando il gruppo si sciolse, entrai a far parte di un'altra formazione chiamata Generation 90210 e facevamo cover di brani pop rock anni 90. La difficoltà di esecuzione di questi brani era decisamente più bassa di quello che suonavo invece col gruppo heavy metal e quindi non ho più sentito il bisogno di scaldarmi prima di suonare. Diciamo che la sessione di riscaldamento fu sostituita dall'esecuzione di un brano a 3 birre medie, minimo, prima di ogni concerto. Questo cambio di abitudine, nonostante fosse molto goliardico e mi permettesse di arrivare veramente rilassato sul palco prima di suonare, ha avuto delle conseguenze negative. In quel periodo, oltre al fatto che smisi di scaldarmi appunto prima di suonare, ebbi anche una serie di problematiche a livello personale. E se ti stai chiedendo che cosa vuol dire, sì, c'entrava una donna. Durante questo bruttissimo periodo della mia vita ero incredibilmente teso, quindi c'è stata anche una parte sicuramente psicosomatica che ha incentivato le mie problematiche. E fu così che durante uno dei concerti, verso la fine, dopo circa 90 minuti di repertorio, sentii una scossa elettrica alla mano. Mentre stavo suonando, ho sentito proprio il bisogno di lasciare il manico della chitarra. E da lì iniziò tutto quanto. Subito non ci ho fatto tanto caso, onestamente, ho pensato, vabbè, pace, sarò stato stanco, ok. Ricomincio a suonare un paio di giorni dopo per insegnare e continuo a sentire un dolore al dito mignolo, proprio qua. Il dolore non se ne va, neanche quando smetto di suonare. E al che penso, vabbè, sarò stanco, se ne andrà da solo. Purtroppo il dolore non se ne andava. E allora, chiaramente, cosa fa Stefano, che è la persona più saggia del mondo? Ma cosa vuoi farti andare a vedere da un fisioterapista, da un ortopedico? Sono solo soldi buttati via. Compra un bel Voltaren o qualunque pomata antinfiammatoria, fatti una bella fasciatura attorno e aspetta che vada via. Giusto? Tanto andare a farsi vedere da uno specialista è solo uno spreco di denaro, o no? Come quando poi ti ritrovi ad avere un rubinetto che perde, decidi di riparare da solo il danno senza chiamare un idraulico perché tanto è uno spreco di denaro e poi ti ritrovi la casa completamente allagata. Le cose peggioravano di continuo. Finalmente mi decisi a sentire una fisioterapista, che fu anche quella che mi seguì per la maggior parte del tempo durante questi anni. La fisioterapista mi consigliò di esercitare tramite degli elastici la muscolatura della mano e dell'avambraccio, proprio perché rinforzando questi muscoli la cosa si sarebbe risolta. Effettivamente ho avuto dei miglioramenti, però la tendinite da questo dito è passata a questo, perché il nostro corpo tende a compensare. Quando riduciamo lo sforzo in un certo punto della mano, allora il corpo decide di compensarlo sforzando di più un altro lato. Ho fatto lo stesso lavoro anche per l'altro dito e così la tendinite passò a questo dito, poi a questo dito e poi al dito pollice.
e da lì non se ne andò più. Nonostante facessi le stesse cose anche per risolvere il problema col pollice, il problema non se ne andava. Allora decisi di rivolgermi a un ortopedico. Il primo ortopedico a cui mi sono rivolto mi pelò 240 euro per circa 10 minuti scarsi di visita, dove mi consigliò l'acquisto di un macchinario tramite lui stesso di magnetoterapia del valore, a sua detta, piuttosto economico, intorno ai 700-800 euro. Chiaramente, dopo essermi alleggerito il portafoglio e soprattutto incazzato terribilmente, visto il fatto che non ero stato avvisato della parcella in anticipo, decisi invece di noleggiare un apparecchio per la magnetoterapia e questo mi portò ad avere zero miglioramenti. Ora, non sto dicendo che la magnetoterapia non serve, è appurato che possa servire. Nel mio caso non ho notato nessun tipo di giovamento. A questo punto decisi di sentire un altro parere di un altro ortopedico. Questo notò che avevo un problema di iperlassità delle articolazioni, che già era stato notato comunque dalla prima fisioterapista. Che cosa vuol dire iperlassità delle articolazioni? Beh, vi basti sapere che io riesco a fare questo con il dito pollice. Ho notato che anche alcuni miei allievi riescono a farlo. So che sembra fare piuttosto schifo ed effettivamente è una di quelle cose che mostri alle persone che non ti conoscono per la prima volta e fanno Però io sono sempre stato così e per me è la cosa più naturale del mondo appunto fare questo movimento. Questo però è un problema se suono la chitarra. Perché? Perché quando eseguo determinate posizioni con la mano sinistra, il mio corpo, essendo che per lui è normale fare questo movimento, sforzava incredibilmente proprio il pollice in quel punto. L'ortopedico quindi consigliò la visita da un'altra fisioterapista che decise di costruire un tutore per il pollice ad hoc. Il tutore per il pollice funzionò effettivamente, fece sparire il problema dal dito pollice, ma chiaramente, visto che il corpo compensa, il dito indice si infiammò di brutto. Dopo essere tornato dall'ortopedico proprio per comunicare questa cosa, l'ortopedico decise di porre fine alle mie sofferenze facendo la cosa che per lui era più ovvia fare, un'infiltrazione di cortisone direttamente sul punto dove mi faceva male del dito indice, questo qua. E fu così che da allora il dolore non sparì più. Quel dolore, lo stesso che sentivo prima dell'infiltrazione, non se ne andò mai. Feci presente la cosa, ma la risposta fu devi dare al tempo al cortisone di agire. Scoprii poi che il cortisone per le tendiniti non è una procedura consigliata sempre. Come mai? Perché noi musicisti, soprattutto i professionisti, siamo incredibilmente sensibili a quello che sono le sensazioni che provengono dalle nostre mani. E quello che potrebbe essere la soluzione di un problema per una persona, per noi invece, che sentiamo di più rispetto alle altre persone, potrebbe non esserlo. Scoprii poi, consultando un altro specialista, che il tutore mi aveva causato, nel corso di quei 2-3 mesi in cui l'avevo indossato, altre rigidità all'avambraccio. E per questo contattai un altro specialista che mi diede la possibilità di risolvere queste tensioni accumulate tramite alcune sedute di fisioterapia. La tendinite mi è cominciata nel 2013. Negli ultimi 2 anni il problema sta lentamente diminuendo grazie a determinati accorgimenti che sto tenendo nel mio lavoro e nelle mie abitudini. Grazie anche ai consigli della prima fisioterapista a cui mi sono rivolto, che di tutti quanti gli specialisti che ho consultato è stata sicuramente quella che ha cercato più e più volte di trovare un po' la giusta direzione per la mia problematica, sono riuscito a tenere pienamente sotto controllo la cosa. Ora non posso dire di essere tornato esattamente come ero prima, però posso dire di essere arrivato a dei buonissimi compromessi. Ora quando non suono non sento più dolore, per esempio, e se suono troppo me ne rendo conto e cerco di intervenire per tempo prima che la cosa si faccia troppo grave. Veniamo quindi ai miei consigli per chiunque avesse questo tipo di problematica, sempre considerato il fatto che la tendinite è un male orrendo da questo punto di vista, perché ognuno ce l'avrà in maniera diversa, perché dipende dall'impostazione delle nostre mani. Numero uno, sempre, e dico sempre, un buon riscaldamento prima di suonare. Questo non significa solamente suonare un po' lentamente prima di iniziare, ma basta anche semplicemente avere la mano al caldo. Un ottimo sistema che a me ha permesso di migliorare veramente tanto è stato fare in alternanza acqua calda e acqua fredda sulla mano.
Questa cosa mi è stata veramente tanto utile. Consiglio numero 2: tieni la mano al caldo quando fa freddo. Io odiavo i guanti, adesso ho sempre, almeno sulla mano sinistra, i guanti addosso. Consiglio numero 3: se senti un fastidio che si prolunga anche dopo che hai suonato, anche se smetti per un giorno, vai a farti vedere da qualche specialista. Numero 4: se non lo fai per lavoro e senti il fastidio, smetti di suonare per un po'. Utilizza qualche rimedio naturale, per esempio come l'acqua calda, acqua fredda, oppure delle pomate all'arnica, oppure qualunque cosa ti possa essere utile per sfiammare. Anche il ghiaccio è utile nella fase acuta. Numero 5: non lasciarti sopraffare dalla tristezza. Io sono stato veramente molto male quando mi hanno diagnosticato questa cosa, perché da che ho deciso di diventare un professionista sapevo che questo era il male principale che avrei dovuto affrontare se per caso non fossi stato attento. La mia impostazione era corretta allora ed è corretta tuttora, e mi è successo lo stesso. Posso dire però di aver migliorato ancora di più la sensibilità e di aver diminuito anche la pressione sui tasti, perché chiaramente, dovendoci stare ancora più attento di prima, proprio per una faccenda di salute, questo mi ha portato a migliorarmi ulteriormente. Quindi, se incontrate uno dei sintomi che vi ho descritto, oppure se avete anche solo il presentimento di avere questa cosa, provate a informarvi, cercate di risolverlo prima possibile. Lo si sente la differenza tra un problema di affaticamento e un problema che va oltre a questo. Spero che questa mia testimonianza possa esservi utile. Vi ringrazio tantissimo dell'attenzione e alla prossima!